Ciao a tutti, sono Fit Greta e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ti porto una lezione di Power Pilates in diretta con i manubri. Ti consiglio di scegliere un peso moderato. Se non hai questo attrezzo puoi comunque eseguire l'allenamento a corpo libero oppure sostituirlo con due bottigliette o due borracce d'acqua. Il workout sarà un total body e quindi andremo a lavorare con tutti i gruppi muscolari del nostro corpo. Quindi prepariamoci e iniziamo! Ok, partiamo sul tappetino con le gambe leggermente separate, le braccia lungo i fianchi, faccio partire anche l'orologio così siamo tutti sicuri e iniziamo con il collo. Vai, cerchi. 1, 2, 3, le spalle sono abbassate, rilassate. 4 e 5, cambio senso, 5. 4, 3, 2 e 1 e testa ferma, andiamo con le spalle, cerchi, 1, 2, spingi bene le spalle verso le orecchie, 3, 4 e 5, cambia senso, 5, 4, 3, 2, 1, mani sulle spalle e cerchi più grandi, 1, attenzione a non spanciare, 2, 3, 4 e 5, cambio senso, vai, 5, 4 con l'ambulanza di sottofondo, ottimo, 3, 2, e 1 e sciogli le braccia, gambe un pochino più separate, mani sui fianchi e circonduzione del bacino, vai, 1 e 2, 3, gambe belle tese, 4 e 5, cambio senso, 5, 4, 3, ancora 2 e 1 e bacino, fermo al centro, braccia lungo i fianchi, inspira e porta le braccia in alto per allungarti bene, scende un solo braccio, aspettate che io mi spoglio, se no faccio caos con il microfono, scende un solo braccio, flessione laterale, scendi con tutte e due le mani verso la caviglia, rilassa il collo e le spalle, porta le mani al centro dei piedi, piega le gambe, rilassa il collo e sali. Srotola piano la schiena, inspira e riporta le braccia in alto, flessione dall'altro lato e tira il busto e ora si scende alla caviglia, rilassa il collo e le spalle, mani al centro dei piedi, piega le gambe e srotola piano la schiena e sali. Ok, andiamo a terra adesso, quindi se vuoi cuscinetto sotto la nuca, altrimenti senza nulla, vedi tu. In base alla tua cervicale iniziamo subito con un manubrio in mano. Quindi gambe piegate, separate come le anche, peso in mano, braccio teso, l'altra mano sta alla nuca e saliamo in crunch. Inspira da qua ed espirando sali. 1, stacca bene le scapole e 2, 3, 4, attiva forte l'addome, solleva bene entrambe le scapole, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su, piccole contrazioni, quindi la testa e le spalle non scendono più, stringi l'addome e torna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, senti l'addome bello attivato, 8, 9, 10, scendi e incrocia, il peso va all'esterno del ginocchio opposto, vai, 1 e ritorna a terra, 2, alza bene la spalla opposta, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 rimani e insisti anche qui, 1, 2, piccoli, 3, 4, la spalla che sale sempre di più, 6,
7, 8, 9 e 10. Al centro, braccio lungo il fianco, solleva testa e spalle e accorcia bene il busto lateralmente, quindi col peso vai verso il piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Piccoli e insisti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Appoggia al centro e cambia braccio. Sciogli un attimo la spalla e il collo, l'addome e prendi mano con il braccio col peso, braccio è teso, con l'altra mano ovviamente, e l'altra mano alla nuca. Non l'ho detto all'inizio, cioè non l'ho detto adesso mentre stavo facendo, ma l'ho detto all'inizio, se non avete i pesi a corpo libero o con una bottiglietta o una cavigliera o una borraccia d'acqua, insomma, quello che volete, altrimenti appunto corpo libero. Ripartiamo in crunch, dritto. 1, stacca bene le scapole. 2, 3, attenzione a non schiacciare il mento sullo sterno, ma non tenerlo neanche estremamente sollevato. Quando siamo su, il mento punta verso le ginocchia. Ancora 3, 2, 1, rimani su con testa e spalle, piccole contrazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A terra e obliqui. Il peso va all'esterno del ginocchio e ritorna al centro. Vai. 1, 2, 3, 4, butta bene fuori l'aria salendo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani su e piccole contrazioni. 1, 2, 3, la spalla che comanda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi laterali, braccio lungo il fianco, testa e spalle su e accorcia il busto. 1, 2, 3, 4, sguardo alle cosce. 5, 6, 7, 8, 9, 10, piccolini, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, al centro. Appoggia testa e spalle, appoggia anche il manubrio e sciogli un attimo il collo, muovendo la testa a destra e a sinistra. Gambe al petto, in tabletop a 90 gradi, mani alla nuca e facciamo crunch dritto classico. 10 così, inspira ed espirando sali e stacca le scapole. 1, 2, senti l'addome che si stringe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rimani su con testa e spalle. Siamo in obliquo, bicycle. Porta il gomito all'esterno del ginocchio opposto e cambia lato. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alza bene la spalla, 8, 9, 10, ne facciamo altri 10 ma molto più veloci, vai, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al centro, appoggia testa e spalla a terra e sciogli un attimo il collo. Facciamo la stessa cosa con le gambe tese, quindi crunch con le gambe tese e poi la sforbiciata. I primi 10 lenti e controllati, i secondi 10 belli dinamici che iniziamo un po' ad attivare anche il cuore. Quindi gambe alte pronti, mani alla nuca, si sale in crunch. 1, stacca sempre le scapole. 2, a breve li tolgo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 si rimane su. Sforbicia, gomito il ginocchio opposto, gambe belle allungate. 1, 2, alza la spalla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso aumenta la velocità, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggia al centro, rilassa il collo e respira. Appoggia ora i piedi a terra e prendi entrambi i manubri in mano. I talloni sono lontani dai glutei, le gambe sono separate e le braccia sono alte. Saliamo in sit-up. Da qua inspira e espirando solleva la testa e le spalle, una vertebra dopo l'altra, e arriva con i pesi al petto. Ristendi poi le braccia e scendi a terra. 10 ripetizioni così e poi ne facciamo altre 10, ma se ce la faccio parlare, utilizzando anche le braccia. Iniziamo così. Inspira ed espirando sali. 1 e 2, mantieni le spalle basse, risucchia l'ombelico quando vieni su. 3, se non riesci a venire completamente su puoi arrivare anche fino a metà schiena. 4, 5, 6, 7, 8, abbiamo un bel ritmo, 9, 10. Continua il sit-up. Adesso quando sei seduto spingi i pesi sopra la testa. Vai. 1, i manubri sono separati, non li tenere uniti. E 2, e 3, 4, 5, forti le braccia quando le spingi in su. 6, 7, 8, gli ultimi 9 e 10. Rimani su, pesi al petto, curvaci della schiena, unisci le gambe, le sollevi e siamo in Russian Twist. Ruota il busto da un lato e dall'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al centro, appoggia i piedi, i pesi, sciogli le spalle, appoggia la fronte sulle ginocchia e rilassa un attimo il corpo. Adesso direi che l'addome l'abbiamo ben fatto. Io mi tolgo uno strato e con calma poi andiamo in piedi. Ok, addome fatto, passiamo alle gambe a scaldarle e iniziamo subito con i manubri. I pesi li teniamo al petto o con le braccia tese lungo i fianchi, le gambe sono separate un pochino più delle anche con i piedi leggermente extra ruotati. Semplicissimo squat, si scende e si sale, quindi i pesi scegli tu dove tenerli. In posizione e andiamo, vai, si scende, 1 e si ritorna, 2, profonda l'accosciata, al ritorno strizza bene quadricipiti e glutei e cerca di mantenere una buona postura, quindi la schiena è ben eretta e cerca di tenere tutte le curve della tua schiena. Ancora 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rimani in squat e molleggia. 1, 2, piccoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riparti in squat. Questa volta uniamo le braccia. Quindi ora scendi e quando stendi le gambe, stendi anche le braccia. 1 e su. 2, anche qui i pesi sono separati bene al di sopra delle spalle e quando stendi gambe e braccia non strattonare gomiti e ginocchia, ma stendi perché i muscoli si stringono. Ancora 5, 4, 3, 2,
1, rimani in squat e molleggia ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stendi le gambe e stendi le braccia. Braccia lungo i fianchi, spalle rilassate, alzate laterali, alza le braccia in fuori e ritorna. Le braccia non sono 180 gradi perfette, un pochino più chiuse. Con la coda degli occhi devi vedere i manubri. Vai! 1, 2, 3, 4, forte l'addome e la schiena, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimani su con i pesi, spalle rilassate, anzi abbassate, piccoli cerchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia il senso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli le braccia. Rilassa le spalle. Qua, se mi avete ascoltato, i manubri leggeri erano importanti. Siamo in sumo squat. Gambe leggermente più separate di prima, piedi più extra ruotati. Si scende in sumo e si risale. Vai, profonda l'accosciata. 1, 2, 3, anche qua i pesi li puoi tenere con le braccia tese o con le mani al petto. 3, 4, 5, 6, scendi profondo col bacino, 7, 8, 9, 10, rimaniamo a fare le pulsazioni giù e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stendi le gambe, raddrizza soltanto i piedi, quindi non sono più extra ruotati, scendiamo in affondo laterale, quindi una sola gamba si piega e i manubri vanno verso il piede. Quando ristendi la gamba piegata, alzata laterale, come prima, e cambia gamba. Alzata laterale al centro, vai, 1, su, 2, 3, piega bene la gamba dell'affondo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani in affondo, questa volta appesi al petto, si passa sull'altro affondo senza salire col bacino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ti fermi al centro, stendi le gambe e le braccia e le sciogli un attimo e respira. Ok, prendi energia e prendi fiato, ci posizioniamo da un lato del tappetino. Siamo in affondo, quindi scegli una gamba e fai un bel passo indietro. Da qua i piedi non si muovono più, lavoriamo in affondo, per il momento le braccia sono ferme, quindi piega entrambe le gambe, il ginocchio dietro sfiora terra e risali. In posizione, vai e scendi, 1, 2, attenzione all'equilibrio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimaniamo in affondo e lavorano le braccia. Piegale, bicipite e distendi. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10, mantieni i pesi al petto, stendi solo la gamba dietro, sbilancia il busto in avanti, la gamba davanti è piegata, ripiega quella dietro e torna in affondo e distendi solo quella dietro. 1, 2, attenzione all'equilibrio,
3, 4, il busto segue il movimento, 5, quindi è inclinato in avanti e poi dritto, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani con il busto inclinato avanti, adesso stendi le braccia, il piede dietro si avvicina a quello davanti, piega le braccia, quindi i gomiti sono al soffitto, andiamo a distendere le braccia indietro e ad allungare la gamba, quindi lavora il tricipite e il gluteo, vai, allunga, 1 e torna, 2, 3, 4, 5, 6, stendi i gomiti fino alla fine, 7, 8, 9, 10, rimani con la gamba e le braccia tese, e adesso le braccia salgono sempre di più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilassa le braccia, le gambe e le sciogli, respira. Io mi posiziono dall'altro lato, tu se vuoi rimani nella stessa posizione, ripartiamo con l'altra gamba, affondo classico, braccia ferme, pronti in posizione, un passo indietro, schiena bella eretta e vai, piega bene le gambe, 1 e estendi, 2, fissa un punto con lo sguardo, 3, 4, 5 e 6, il ginocchio dietro sfiora terra, 7, 8, 9, rimani 10 e siamo con i bicipiti, piegamenti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, braccia piegate al petto, distendi solo la gamba dietro e ritorniamo a fondo, 1, il busto si sbilancia in avanti, 2, 3, 4, 5, mi viene da starnutire, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, 10, rimani con la gamba dietro tesa, allunga le braccia e avvicina il piede a quello davanti, piega le braccia, andiamo in distensione, indietro delle braccia e della gamba, vai, 1, 2, 3, senti i tricipiti che si strizzano, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani con la gamba dietro tesa e vanno le braccia, salgono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilassa le braccia e le gambe e respira, sciogli un attimo, posizionati da un lato del tappetino, schiena bene eretta, inspira ed espirando roll down, scendi col mento, con le spalle, una vertebra dopo l'altra e scendi piano, appoggia i manubri a terra, appoggia le mani, due passi in avanti, piega le gambe, rest position, ti siedi sui talloni, piedi chiusi e ginocchia separate, scendi col busto, rilassa collo, spalle e schiena e respira. E con calma andiamo in quadrupedia. Polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, andiamo a camminare in plank con le gambe, in questo modo, una gamba si stende l'altra, appoggia, appoggia. Semplicissimo, come sempre ricordati, bicchiere pieno d'acqua sulla schiena, quindi non cade neanche una goccia. In posizione, sguardo a terra, vai, allunga una gamba, l'altra, piega, piega. Una volta... comunque andiamo, una volta una ragazza mi ha mandato
in privato degli audio imitando tutte le mie frasi che dico sempre, tra cui questa. Quindi ogni volta che la dico mi viene in mente lei che mi imita, barra prende in giro. Ne facciamo ancora 5, 4, 3, 2, 1, rimani in plank, gambe tese, talloni chiusi, addome stretto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mountain climber, slow, gamba piegata al petto e cambia. 1, non stiamo correndo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cross climber, ginocchio al gomito opposto, incrocia, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia le ginocchia, separa un pochino le mani tra loro, tieni l'addome stretto, le spalle basse, si scende in push up, vai, piega le braccia, 1, e ritorna, butta fuori l'aria quando torni, 2, 3, 4, 5, tieni forte l'addome, 6, 7, 8, 9, 10, riposa e sciogli. Ti siedi sui talloni, sciogli un attimo il collo, le spalle e i polsi se ti danno fastidio. Respira profondamente. Ci giriamo sul fianco e avviciniamo entrambi i manubri. Adesso iniziamo con un solo peso e ritorniamo a lavorare sulle braccia prima di passare alle gambe e glutei. Gamba sotto leggermente flessa, mano con il peso alta al soffitto, la gamba sopra è tesa. Avviciniamo braccio e gamba e ritornano lontani. Ricordiamo sempre il ginocchio ruotato in avanti. In posizione, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, controlla che il tallone sia in linea col gluteo, 7, 8, 9, 10, rimane alta la gamba, il braccio è alto e ora si piega, gomito che va dietro la schiena e si ristende, 1, 2, 3, 4, non cedere con la gamba, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani con il braccio piegato adesso, porta il manubrio parallelo a terra, porta il ginocchio al petto e andiamo a distendere braccio e gamba insieme e a piegarli insieme, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli ultimi 8, 9, l'ultimo 10, rimani con gamba e braccio teso, appoggia il peso sulla coscia e la gamba fa dei cerchietti, sfiora terra e sali, 1, 2, 3, 4, vai bene anche dietro, 5, strizza il gluteo, 6, 7, 8, 9, 10, cambia senso, 10, 9, attenzione a non spanciare, 8, 7, 6, 5, ancora 4, 3, 2 e l'ultimo 1. Appoggia una gamba sull'altra, avvicina le cosce al petto e adesso prendiamo entrambi i manubri. Ok, sciogli un attimo il gluteo, tutti e due i pesi li tieni sul ginocchio.
Le gambe sono appunto entrambe piegate e sale tutta la coscia, anzi tutta la gamba, anche il piede. Sale a 90 gradi. Quando richiudi, non chiudere sull'altro ginocchio, ma vieni un pochino più avanti, in modo da avere il ginocchio bene sulla stessa linea dell'anca. Attenzione a non cadere indietro con la schiena e a strizzare il gluteo. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo se fatto bene si sente tantissimo, 8, strizza forte il gluteo, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani su 10, gluteo stretto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, appoggia una coscia sull'altra, appoggia un solo manubrio a terra e l'altro lo tieni in mano, ti appoggi sull'avambraccio, stendi entrambe le gambe, tese, una sopra l'altra o una davanti all'altra, peso al soffitto e si sale in side plank, sale il bacino e scendi, vai su, 1, 2, spingi bene in alto e 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, rimani su 10, bacino fermo, lavora il braccio, infila il peso sotto al busto e riapri il braccio, vai 1 e 2, cerca di fare una leggera torsione, 3, 4, 5, rimani con il braccio allungato e adesso il bacino molleggia in su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non scendere, 10, ma adesso ruoti su plank, due avambracci, appoggia il manubrio, appoggia due gomiti a terra e rimani qui per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia le ginocchia, ti siedi sui talloni, rest position. Respira profondamente e lentamente srotola la schiena. Siamo sull'altro fianco, quindi avvicina entrambi i manubri, ripartiamo con il peso in mano e gamba tesa sopra. Braccio alto, gamba tesa, avviciniamo braccio e gamba. Ricordo il tallone in linea con il gluteo, il ginocchio è sempre in avanti. Pronti in posizione? Si sale, vai, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimane la gamba, alta il braccio al soffitto e lavora solo il braccio, piega gomito dietro la schiena e ristendi, 1, la gamba non cede, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il braccio rimane piegato, peso parallelo a terra e piega anche la gamba, distensione braccio e gamba, paralleli a terra, 1, 2, ho visto un cuore mi sa, 3, ricambio, 4, 5, 6, 7, distendi forte braccio e gamba, 8, 9 e 10, rimani con braccio e gamba tesi e appoggia il manubrio sulla coscia, cerchietti, sfiora terra e sali, 1, forte l'addome, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, cambia senso, mi raccomando questi cerchi non invisibili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10 e appoggia una gamba sull'altra, avvicina le cosce al petto e posiziona anche l'altro manubrio sul ginocchio. Sciogli un secondo, partiamo con l'apertura della gamba sopra, ricordati quando chiudi non ginocchio su ginocchio ma un pochino più avanti. In posizione, sale la gamba, strizza il gluteo, scendi un pochino più avanti e sfiora terra. Vai, 1, 2, 3, questo lo sento al 2, è grave, 4, 5, 6, 7, un buon ritmo. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, gli ultimi 3, 2, 1, rimani su, 1, 2, 3, 4, gluteo forte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia e sciogli. Un solo manubrio terra, l'altro lo tieni in mano. Ti posizioni sull'avambraccio con braccio teso al soffitto, gambe tese, una sopra l'altra o una davanti all'altra, plank laterale. Ricordo, sono 10, salgo scendo, 5 twist e 10 molleggini verso l'alto. In posizione, vai, si sale, 1, 2, controlla di avere bene il gomito sotto la spalla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su, va al braccio, twist e riapri, 1, fai una bella torsione, 2, 3, 4, 5, rimani con il braccio alto, il bacino va sempre più su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non scendere, 10, ora ruota su due avambracci, manubrio a terra, isometria qui, addome stretto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ginocchia a terra, ti siedi sui talloni, rilassa collo, spalle e schiena e respira. Lentamente srotola la schiena e andiamo a sdraiarci a pancia in su. Facciamo gli ultimi esercizi prima di andare ad allungare. Ti sdrai, manubri in mano. Le gambe sono piegate, i talloni sono abbastanza vicini ai glutei e le braccia sono al soffitto. Andiamo a lavorare ancora con braccia e glutei insieme. Mentre saliamo in ponte, quindi corpo libero semplice, le braccia lavorano sui tricipiti e facciamo French press. Quindi da qua si piegano, i pesi vanno dietro la testa, non di fianco, dietro e si ristendono. Ho sbagliato. Allora, in realtà non è importantissimo l'alternarsi del movimento, però se lo facciamo uguale, meglio. Quando le braccia si piegano il bacino sale, quando le braccia si stendono il bacino scende. Se non viene così fatelo come volete, l'importante è fare i due movimenti insieme. In posizione e andiamo, vai, 1, 2, 3, strizza forte i glutei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne facciamo altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gli ultimi ancora, 7, 8, 9,
e 10, rimani con il bacino alto, facciamo gli ultimi French press, altri 10, 1, 2, glutei sono stretti, 3, 4, se i tricipiti sono affaticati è normale, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani con le braccia alte, i glutei alti e appoggia i pesi sulla pancia. Si sale, si scende in ponte, scendi e stringi. 1, 2, strizza forte i glutei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, stringi, stringi bene, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo 1, rimani su col bacino, adesso molla e stringi i glutei, 1, piccoli, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani con i glutei strettissimi e il bacino alto per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e piano scende la schiena, i glutei, appoggia i pesi a terra e porta le gambe al petto. Rilassa i glutei, la zona lombare, respira. E adesso allunga le gambe a terra, tese separate come le anche, piedi a martello, iniziamo ad allungarci, siamo in roll up, inspira ed espirando solleva le braccia, la testa e le spalle e andiamo in flessione frontale, allunga il busto, inspirando scendi e ritorna a terra. Se non riesci a venire completamente su, parti da seduto, fai la flessione avanti, scendi quanto riesci per poi ritornare in avanti. Altrimenti completo, ne facciamo ancora 4. Risucchia bene l'ombelico quando sali. Ancora 3. Immagina che qualcuno ti tiri dai polsi. Ancora 2. L'ultimo, 1, massima flessione e adesso ritorniamo non sdraiati ma seduti. Mani alla nuca, schiena eretta, inspira, facciamo neck pull. Inspirando chiudi i gomiti, il mento e porta la fronte verso le ginocchia. Inspirando raddrizza la schiena, apri il petto e i gomiti. Senti la schiena che si allunga ed espirando chiudi fronte e le ginocchia. Inspirando ritorna, spingi in alto la schiena ed espirando scendi. Ne facciamo ancora 2, cerca di andare sempre più in profondità con la flessione e di tenere le spalle ben lontane dalle orecchie. Inspira, l'ultima espirazione, massima flessione, scendi, rilassa il collo e le spalle, scendi bene e lentamente sciogli la schiena e ti raddrizzi. Ruotiamo, siamo in ginocchio per passare in affondo, che allunghiamo le gambe. Un piede davanti, bacino abbassato e andiamo a tirare lo psoas, quindi la parte anteriore della coscia. Oggi, come si può vedere, è giorno lavaggio capelli. Volevo anche allenarmi con la maschera in testa, ma non mi è sembrato il caso, ma ci ho pensato. Allungo avanti, piede a martello e gamba tesa e si scende. Non tanto perché io mi vergogni, ma cioè, su Instagram non è un problema, su YouTube questo video rimarrà un bel po'. Cioè, anche su Instagram, però è diverso. Vabbè, sono i miei pensieri. Comunque la faccio dopo la maschera, direi. Rilassa il collo, allunga bene la schiena. E adesso ritorna piano col busto.
e si fa il cambio a fondo, l'altro piede davanti, bacino abbassato, schiena ben eretta, respira profondamente, bacino ben abbassato, allunga avanti, flessione del busto, flex del piede. Questo femorale urla oggi, molto più dell'altro, nonostante io ieri mi sia allenata con gli stessi pesi, sinistra che sinistra, ma oggi il mio corpo ha risposto così, vabbè, mi trema, cioè, mai successo nella storia. Ritorniamo col busto, appoggia due ginocchia a terra, le mani e ruota le dita dei piedi. Solleva il bacino e abbassa i talloni. Cammina con le mani verso i piedi, stacca le mani, prendi i gomiti e piano dondola destra e sinistra. Ti fermi al centro, mani a terra, gambe piegate, rilassa il collo e piano srotola la schiena e sali. Porta le braccia in alto e ti allunghi, allunga leggermente da un lato, dall'altro lato, inspira al centro e tira. Ed ispirando molla tutto e abbiamo terminato la nostra lezione di Pilates. Se questo allenamento con i pesi ti è piaciuto, allora ti ricordo di lasciare un like, un commento e di iscriverti al mio canale per non perdere le prossime lezioni. Noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao!